La parola per la vita, lettura e documento al Vangelo di Paolo Curtaz di sabato 8 marzo 2024. Testo tratto dal libretto Amen, edito da San Paolo. Salgono al Tempio i due uomini, perché tali sono agli occhi di Dio. Solo due uomini. Uno però è fariseo, quindi un esperto di cose di Dio, un pretoriano della fede. È ritto davanti al suo Dio, elenca le sue qualità, qualità vere, che non si inventa, è davvero una persona devota, quasi esagerata nella sua manifestazione di fede. Digiuna due volte a settimana, mentre al pio israelita era chiesto di digiunare una volta all'anno. Paga la decima addirittura sulle tisane, quando solo gli agricoltori erano tenuti a versarla, e sul grano. È più devoto di Dio, una bellissima persona, uno che davvero con grande passione cerca di compiacere Dio. Ma c'è un piccolo problema. Il suo cuore è talmente pieno dell'immagine di sé che Dio non riesce a farvi breccia. Non così invece per il pubblicano, che però è un peccatore pubblico, in fondo al tempio, che non sa cosa chiedere, che non dovrebbe nemmeno non entrare in quel luogo santo e che osa solo chiedere pietà. E Gesù fa notare che quest'ultimo uscì cambiato, diverso, perché il suo cuore era un abisso. Il suo cuore è talmente svuotato che Dio vi ha trovato ospitalità come anelito, come voglia di cambiamento, come desiderio di una vita diversa. Non così, ahimè, per il fariseo, che è uscito esattamente come era entrato, pieno delle sue incrollabili certezze, pieno di una fede che non riesce a fare spazio a Dio. Abbiamo così paura dei nostri limiti e dei nostri difetti. Facciamo così tanta fatica ad accoglierli e ad accettarli. Li nascondiamo ben bene, anche nei confronti di Dio. Ma Dio non è il preside che rilascia diplomi e non esiste la meritocrazia presso il Padre, perché Egli dona secondo la necessità, non secondo i meriti. Non temiamo di chiamare per nome e cognome i nostri abissi, sapendo che creano lo spazio per contenere l'amore di Dio. Lasciamo spazio a Dio, anche se questo vuol dire riconoscere la nostra fragilità e il nostro peccato, così Egli possa abitarci. Buona giornata e che Dio sia con tutti voi.